Assalamu alaikum, fratelli e sorelle, rieccoci qua. Benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi ho deciso di farvi conoscere la mia storia riguardo il mio primo giorno di Ramadan. Però prima di raccontarvi questa storia, voglio farvi vedere un video molto interessante che descrive esattamente cosa succede nel corpo quando una persona fa il fasting. Guardiamo insieme. What happens to your body when you fast during Ramadan? During the month of Ramadan, Muslims fast from sunrise till sunset every day of the lunar month. The Ramadan fast can be a natural and effective way for the body to detox and revitalize itself. But this can only happen if you follow a healthy eating plan and do not overindulge for iftar. Try your best to avoid processed and fried foods this month. Since we only have a few hours available to eat and drink, it's very important that we make the food we eat really count. Stay hydrated by drinking plenty of water and avoid things that contain caffeine, which will dehydrate your body and make you feel very thirsty during the fasting hours. We know Ramadan is a very busy time, so most of us tend to cut back on sleeping hours to make more time for good deeds, which is amazing. But make sure you are getting a minimum of 6 hours of sleep daily. If you don't get your minimum hours, you could become very lazy in Salah and Quran time, and that's the last thing we want. Also, please keep in mind that oversleeping will also make you lazy and less productive, so balance is the key. Here's a breakdown of what happens to your body when you fast in each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process, and the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy on cleansing the body and healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased. Your mind is able to concentrate better and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient and so the body repairs any damaged cells during this stage. During this stage, the colon, liver, kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Stage 4. During the last 10 days of fasting in Ramadan, the body has become accustomed to the fasting process. Your body becomes more energetic and you experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process and once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. These are just some of the physical benefits of fasting that will take place within the body. But the spiritual benefits this month are far greater than anything mentioned here. Mashallah, mashallah, questo video è veramente bellissimo e molto interessante. Chi lo sapeva tutto questo? Per chi non lo sapeva, spero che hai imparato qualcosa di nuovo oggi, perché è veramente molto bello quello che dicono in questo video, mashallah. Sì, io posso dare la mia opinione, ovvero la mia storia riguardo il mio primo giorno di Ramadan. Ovvero, io inizialmente, circa 4-5 anni fa, ho provato a fare un giorno di digiuno. Ancora non ero diventata musulmana, ma ci stavo lavorando, nel senso che dopo circa 5-6 mesi poi lo sono diventata, mashallah. E quindi cosa è successo? Io in quel periodo lavoravo in hotel, un hotel molto 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 famoso e comunque c'era molto busy, cioè nel senso che c'era molta gente che veniva, si lavorava davvero tanto.
Immaginate che in quella cucina c'erano tanti fornelli accesi, c'era un circa 60 gradi di temperatura. In più manipolavo cibo, infornavo cibo, e si sentiva anche molto l'odore delle torte perché era una pasticcera. Si sentiva molto questo odore dai forni, di queste torte che si stavano cuocendo. Oppure manipolavo appunto molti dolci, tagliandoli, servendoli. Creandoli, e non era facile digiunare in quel momento perché spesso mi veniva di assaggiare quando c'era uno scarto o comunque mi capitava di vedere tanti dolci durante la giornata, ma anche altri tipi di piatti, essendo comunque in cucina con altra gente che lavorava con la carne, col pesce, con qualsiasi altro tipo di cibo. Io mi ricordo che avevo cominciato verso le 7 del mattino e intorno alle 12, no, 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 scusate, sto fuori là, intorno alle 3, mi ricordo che ho cominciato a venirmi da piangere. Sì, effettivamente ho pianto perché mi veniva molto difficile non assaggiare i cibi perché ero molto abituata a leccarmi le dita quando mi sporcavo o che ne so, o ad assaggiare qualsiasi tipo di scarto. Non ero abituata a sentire questo odore perché facendo fasting tutti gli altri sensi del corpo si sono sviluppati e quindi sentivo molto bene gli odori, la mia vista era quadruplicata, quindi non è stato per niente facile, cominciai a piangere. Mi ricordo dopo, se non sbaglio, mancava circa un'ora dalla fine del fasting, del digiuno, e ho bevuto un pochettino. Diciamo che come primo giorno di fasting, cioè di digiuno, da una parte è stata un successo perché ho resistito per. Sono riuscita a digiunare per un paio di ore, diciamo tutta la giornata, nonostante non l'abbia mai fatto. Però dall'altra parte, ovviamente, un'ora prima della rottura del digiuno, non sono riuscita a resistere e ho bevuto. Però grazie a Dio in quel minuto non ero, in quel momento non ero musulmana ancora. Quindi è stato per me una prova che comunque non si muore mica facendo un digiuno e che è una bella sfida. L'anno dopo, appunto, sono diventata musulmana, mashallah, quindi già sapevo cosa mi aspettava perché avevo già provato nello stesso hotel il digiuno. Appunto lavoravo nello stesso posto, è andato benissimo fino a quando il pomeriggio mi sono venuti crampi molto forti perché ero abituata a mangiare solitamente intorno alle 11 o intorno alle 3, quindi il mio stomaco è stato sempre abituato a mangiare in un certo orario e mi ricordo che in quel minuto la pancia mi faceva molto rumore, mi facevano crampi, non ce la facevo più. In più, intorno a me girava molto cibo, profumi buoni di cibo, quindi è stato molto difficile. Cominciai di nuovo a piangere, a lacrimare perché era veramente molto difficile per me, ma ce l'ho fatta. Mashallah ce l'ho fatta e ce l'ho fatta per il resto degli altri 2-3 anni, anche se i primi 3 giorni per me erano sempre stati molto duri perché. Mi dovevo ancora abituare mentalmente e anche fisicamente, perché sono sempre abituata ad assaggiare il cibo, specialmente al lavoro, quindi però grazie a Dio ce l'ho fatta, grazie al Ramadan ho capito il valore del cibo perché noi mangiamo quando vogliamo, beviamo quando vogliamo, ma non ci rendiamo conto di quanto è molto importante per noi, quando non l'abbiamo, quando non lo possiamo mangiare, quando non possiamo bere, ci rendiamo conto del valore del cibo, di quanto fa parte della nostra vita e non ci rendiamo conto. E
comunque è una grande sfida personale, ma soprattutto è una grande dimostrazione per Allah, perché dimostriamo ancora di lui quando ci sottomettiamo ad Allah, quindi per noi, per tutti noi è un grandissimo beneficio. Specialmente per le persone che si sono appena convertite, che vorrebbero fare il Ramadan o che lo stanno facendo, io li voglio incoraggiare che il Ramadan non è difficile, magari il pensiero vi farà paura, però se riuscite a collegare bene spiritualmente la vostra mente col vostro stomaco, riuscirete sicuramente a farcela, inshallah, come ho fatto io e come hanno fatto tantissime altre sorelle. Magari all'inizio sarà un pochettino dura, però magari nel mio caso, perché lavoravo in cucina, lo è stato molto di più. Io vi dico di fare tante preghiere, di ricordare ad Allah sempre nei vostri giorni e nelle vostre giornate. Io spero che questo video vi è piaciuto. Spero che state passando tutti voi un bellissimo Ramadan. Io sto facendo il video durante il Ramadan, infatti mi stanno seccando le labbra. Dovrò chiudere presto. Quindi spero di vederci presto. Che Dio vi perdoni, che vi accetti tutte le vostre preghiere. Un bacione allora. Bacione a tutti. Salam aleikum.